Radiobue.it, oggi abbiamo un'altra graditissima ospite. Continuiamo a parlare di ricercatori che passano da Padova, sono qui per un periodo. Benvenuta Beatrice Scutaru, ciao. Ciao. Ho pronunciato bene il nome? Perfetto, ok. Molto bene. Beatrice, tu ti occupi di una cosa molto interessante, molto attuale e direi anche politica, nel senso che proprio mette le mani nella società, in quello che viviamo anche tutti i giorni. E il tuo tema è quello delle migrazioni e nello specifico le relazioni tra Romania e Francia e le migrazioni in questo senso e anche Italia, ti pare. Ho detto bene, ho fatto casino, però più o meno ci siamo. Sì, ci siamo. Ok. Allora, sì, io lavoro su... il mio progetto si chiama Risk and Migration, a Transnational History of Romanian Migration to Western Europe. È un titolo un po' grande, così, okay, per dire che io lavoro sull'immigrazione rumena in Francia e in Italia, e l'idea era di fare un confronto tra l'immigrazione, le esperienze migratorie dei rumeni in Francia e in Italia a livello locale, in Italia in Veneto e in Francia in una regione che si chiama Pays de la Loire, dove ho vissuto e lavorato per 11 anni. Ok, quindi hai fatto molte cose sul campo, nel senso che ti occupi di posti dove sei anche stata. Sì. La Romania in primo parte, perché tu sei rumena. Sì, esattamente. E poi la Francia e l'Italia, perché sei qui, sei stata lì. Sì. Qual è più bella tra la Francia e l'Italia? Domanda difficile subito. Questo preferisco non rispondere. Okay, brava, questa era la risposta giusta. Senti, come mai ti sei appassionata a questo tema? Allora, io ho fatto la tesi, ho cominciato a studiare in Romania, poi ho fatto una borsa Erasmus in Francia, uh-huh, e ho continuato a studiare lì e ho fatto una tesi di dottorato sulle relazioni internazionali tra la Francia e la Romania e ho lavorato lì un po' sull'immigrazione rumena in Francia, soprattutto durante la guerra fredda e un po' dopo, e mi sono resa conto che sull'immigrazione più recente non c'erano studi storici e come ho studiato storia ci ho pensato e volevo hai detto qui ancora nessuno ne ha parlato, quindi perché non approfondire la cosa? Senti, quanti immigrati ci sono rumeni in Francia? Ci dai un po' di numeri così ci facciamo un'idea se ce li hai, se li sai a grandi linee. C'è una differenza molto grande tra i migranti rumeni in Italia e in Francia. Allora, in Italia ci sono 1.200.000, cioè la comunità immigrata straniera è la più importante, e in Francia ci sono solo 200.000 in genere. Okay. È abbastanza difficile avere numeri esatti perché per esempio in Francia gli stranieri non devono andare a registrarsi, non devono avere la residenza. Okay. È più difficile avere numeri esatti, e in Italia ci sono tanti stranieri che non si dichiarano. Non hanno la residenza, che fanno una migrazione circolare e allora non rimangono troppo tempo. Anche perché poi c'è il discorso dei cittadini comunitari, quindi questo è un po' rimescolato, ma penso che ne avrai sicuramente parlato anche tu. Senti, è un tema molto delicato questo qui, no? Quindi immagino che parlarne qui in Italia non sia semplice, magari anche spiegarlo, no? Anche spiegare l'importanza di uno studio come questo. Magari qualcuno ti avrà liquidato come ma chi se ne frega di parlare di queste cose, no? Immagino sia successo qualche volta. No, per fortuna non è ancora successo. L'idea del progetto è anche di dare un'altra immagini di questa migrazione, perché si conoscono solo le idee un po' negative, un po', e l'idea era di far vedere un po' quali sono tutte le esperienze migratorie dei rumeni in Francia e in Italia, e mostrare questa diversità, perché si conoscono solo alcune figure di migranti e hanno percorsi molto diversi e c'è una ricchezza di questa diversità. Ci racconti qualche bella storia di migrante, perché si sentono magari non è che allora chi vuole sentire le storie cattive sente solo quelle e ogni tanto è difficile fargli cambiare idea, però ci racconti una bella storia magari di una persona che hai conosciuto tu che ha avuto una bella esperienza qui da noi, non so, una cosa così, senza fare nomi, così non facciamo torto a nessuno. Già, non ho diritto di dare nomi perché faccio tante interviste con i migranti, ecco. Però tutti sono anonimi, allora non do mai nomi, però
è difficile scegliere una sola storia, perché tutte le storie sono belle, sono diverse, e la bellezza di queste storie è come questi migranti riescono a passare oltre tutte le difficoltà e trovare loro gli aspetti positivi di queste migrazioni, pur essendo costretti a spostarsi da casa, sì, fatti, essere quindi costretti a spostarsi da casa, essere costretti a accettare lavori, un lavoro, un livello sociale che è meno positivo, meno gradevole che quello che avevano prima, accettare, fare compromessi che prima non ci avevano mai pensato, però tutti si rendono conto che sono capaci di farlo, che riescono, la maggior parte riescono a farlo, e questa è la ricchezza di queste esperienze. Senti, qual è secondo te il più grosso equivoco che si genera quando si parla di migrazioni, no? Uno dice migrazioni, qual è subito la cosa che uno pensa ma che forse non dovrebbe pensare? La paura è delinquente, perché i migranti sono usati come mezzo per fare paura ai cittadini, sono presentati come quelli che vengono per prendere il lavoro, quelli che fanno tutti i crimini, sono le persone cattive. Esattamente, okay. Esattamente. Senti, come mai secondo te a distanza di anni, ci sono tante esperienze di migrazioni anche nella storia proprio dell'umanità, spariamola alta, e i temi mi sembra siano un po' sempre quelli, no? All'inizio c'è sempre paura, quindi c'è già una storia, c'è già se vogliamo una casistica di cose che sono già successe. Come mai ogni volta che succede con una persona nuova che arriva i sentimenti sono, cioè non si razionalizza tanto questa cosa, prevale sempre la parte un po' più di sentimento? Come mai non impariamo tanto forse dal passato? Anche io mi sono resa conto di questo, che c'è una ripetizione di questi discorsi sui migranti, e penso che c'è e la paura dell'altro, la paura di quello che non conosciamo, perché l'identità di ognuno e l'identità nazionale si costruisce in rapporto con l'altro, c'è sempre l'opposizione tra noi, siamo così, siamo diversi degli altri, e questa è una ragione principale, cioè la paura degli altri e anche il metodo in quale questa paura è utilizzata dai politici o dai media. Quindi viene un po' strumentalizzato ogni tanto, forse sì. Senti Beatrice Scudaro, ti faccio una domanda un po' personale, se vuoi non rispondermi. Ti è capitato in prima persona di avere qualche esperienza negativa in quanto tu, cittadino rumeno, magari che ti sei spostato da altre parti e che magari ti ha anche portato a sviluppare poi, a aver voglia di investigare questo tema delle migrazioni? Ti è capitato qualche volta? Non esattamente, io per fortuna ho sempre stato in un ambito accademico, e nell'ambito accademico la gente è più aperta, cioè non comincia con i stereotipi immediatamente, però ho sentito tante storie, conosco tante persone che sono stati migrati all'estero e ho sentito tante storie, per questo anche che mi sono interessata a questa tematica. Ho capito. Senti, un'altra domanda particolare, c'è qualche persona che ti ha ispirato per questa cosa? C'è un tuo punto di riferimento, che ne so, se uno fa l'astronomo c'è Galileo, per dirne uno, c'è qualcuno, qualche studioso particolare che ti piace o qualcuno a cui mi piacerebbe diventare come lui, una cosa del genere? Non so se esista nel tema dell'immigrazione, delle scienze politiche, magari sì, magari no. Allora, ma direi non qualcuno che lavora sull'immigrazione, però quello che è stato il mio supervisore di tesi di dottorato, che è una persona eccezionale, e sì, mi piacerebbe essere come lui, tanto dal punto di vista scientifico che umano. Ok. Che bello, wow. Senti, tu sei qui a Padova con una borsa, aspetta, mi sono scritto qual è, la Marie Curie Individual Fellowship, sì, perché ce ne sono diverse. Da quanto sei qui, quanto ti fermerai, dove andrai dopo? So che la vita dei ricercatori è sempre un po' con la valigia in mano, quindi siamo curiosi anche di scoprire la vostra geografia. Sì, è vero, viviamo sempre in una valigia. Allora, ho vinto questa borsa per 2 anni, sono già qui in Italia da 1 anno e rimango qui ancora 1 anno per finire il progetto e sto cercando lavoro. Ok. No, sto cercando altre borse di studio, anche posti un po' più fissi, cioè per ora non so esattamente dove sarò tra 1 anno. Però sarai ancora a parlare di migrazioni, speriamo, perché sì, secondo me c'è bisogno anche di chiarire alcuni punti, non solo sul tema degli italiani, dei francesi, dei rumeni, ma anche in generale, insomma, mi sembra che ci sia bisogno di chiarire delle cose. Quindi grazie mille per essere stata con noi, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie. E questa intervista, come le altre, le mettiamo sul sito di radiobue.it, sono i ricercatori che vengono all'Università di Padova, si fanno un sacco di cose fighe e un sacco di cose impariamo ogni volta, quindi grazie di nuovo. Grazie a voi. Ciao.